Walter Pierotti, candidato sindaco con la lista civica Casentino per Poppi. Una presentazione. Non sono nativo di Poppi, ma questo sono a Poppi dal 1973, quindi ormai sono poppese adottivo. Sono un amante di questa valle che ho scelto fin dall'inizio della mia carriera scolastica, perché sono insegnante prima e poi adesso dirigente scolastico dell'ISIS Fermi di Bibbiene. E naturalmente ho casa a Poppi e abito a Poppi e sono molto legato ovviamente al paese nel quale vivo. È la prima esperienza politica, che cosa ha motivato questa scelta? Sì, è la prima esperienza politica, devo dire che non ho mai fatto politica attiva, nel senso che non mi sono mai presentato con nessun partito, perché non credo nella partitocrazia, credo invece in quello che è possibile fare per il bene della comunità nella quale uno vive. E cosa mi ha spinto? Mi ha spinto l'amore per la gente, mi ha spinto quello che ha spinto sempre a fare le cose nella mia vita, perché sono insegnante e tutti gli insegnanti hanno una parte di sé da donare agli altri e contribuiscono al benessere della civiltà contribuendo alla formazione dei giovani. Uno degli aspetti che mi interessava di più per scendere in politica, se così si può dire, è proprio quello della gioventù, fare dei programmi che interessino la gioventù, fare dei programmi che interessino le donne. Noi ad esempio nel mio istituto stiamo facendo un progetto di pari impari dove riteniamo che le donne in Casentino abbiano una forza, una potenza che deve essere ancora sfruttata e non è così pienamente sfruttata, intendiamo vedere se è possibile farlo. Cosa intendo chiedere al mondo e all'amministrazione comunale è una maggiore trasparenza, un diverso modo di comportarsi nei confronti delle persone, il rispetto per le persone e l'ascolto soprattutto delle persone che hanno qualcosa da dire.